quindi stasera non suonerà. Questo non significa, insomma, che non abbiamo invece il piacere, di ascoltarlo sotto un'altra veste, nella veste del narratore, nella veste in qualche modo, come abbiamo definito, dell'affabulatore, che cercherà di proporci non solo le sue canzoni, i temi delle sue canzoni, ma anche in particolare i suoi percorsi culturali, le sue suggestioni, le immagini da cui le sue canzoni partono. Piacere, intanto grazie di essere così numerosi qua. Allora, mentre mi ha stupito questo attacco con io e me, però sono anche felice di questo. Vediamo da dove partire. Dunque, spesso nelle mie interviste, nelle mie occasioni di chiacchiere davanti a persone come voi, mi è capitato di voler rispondere a un tipo di domanda più o meno così, cioè da dove nascono le tue ispirazioni, come fai a scrivere, perché scrivi, cos'è che ti ispira, eccetera, eccetera. E io proprio in questo discorso, in cui innanzitutto do un valore all'ispirazione, per quanto l'ispirazione negli ultimi tempi la si sia cercata di ridimensionare da un punto di vista razionale e forse addirittura scientifico, però io credo che l'ispirazione sia qualcosa di parzialmente trasfigurante, cioè è un attimo in cui senti il tuo corpo permeato da qualcosa di inusitato che ti trasforma un po' e che teoricamente andrebbe accolto affinché lo si possa sfruttare. Borges, lo scrittore argentino, disse da qualche parte una volta: l'ispirazione esiste, se la sfrutti vuol dire che la meritavi, se non la sfrutti vuol dire che non la meritavi. Cioè non mi ero messo in testa quel giorno di cui scrivere un qualcosa che avesse a che fare con io e me, cioè una specie di celebrazione della solitudine vista da un punto di vista creativo. La solitudine è un po' temuta mediamente dalle persone, secondo me non eccessivamente sensibili, perché non vedono la fertilità nel contesto della solitudine. Invece la solitudine per un artista è fertile. Non mi ero approcciato a questa canzone con quell'intento. In realtà io, proprio perché non sapevo di che cosa parlare, mi ero messo a leggere poesie di Montale e ce n'è una famosissima: ho sceso, non mi ricordo più, centinaia di scale, decine di scale, abbracciandoti, eccetera. E ho sceso decine di scale e cominciato in me a diventare Scalerò le montagne. Ok? Io non so come dire, cioè credo che ciascuno di noi ha, in base alle sue propensioni, la possibilità di fortificare e di far crescere il suo gusto, no? Nei riguardi delle cose artistiche. Eliminiamo la parte di umanità che non è interessata alle questioni artistiche, ma da un vago interesse per la musica, il cinema, eccetera, un vaghissimo in avanti, ognuno può scegliere il suo percorso e fortificare il suo gusto. E non sono ben sicuro di saper rispondere se non dicendo non so bene come mai, ma io arrivo da quelle parti con il gusto, cioè posso gradire a leggere Joyce, Nabokov, posso gradire ad ascoltare i dischi dell'ECM, fare dei percorsi che mi portano a cogliere aspetti del jazz degli anni 50, degli anni 60 che avevo dimenticato di approfondire quando ero giovane, eccetera. Questo però non credo che automaticamente sia una specie di viatico per dire sono un intellettuale, semplicemente è ciò che mi piace ascoltare, ciò che mi piace leggere, mi influenza, questo sicuramente, però francamente devo dire non credo veramente, ho il pudore necessario per fermarmi prima rispetto al citazionismo, cioè non credo di avere così tante citazioni da fare, però se le riesco a inserire in un contesto articolato come può essere questo che stiamo cercando di fare in maniera appropriata,
bene o male la spango senza passare per l'impostore, quindi già mi è sufficiente.